Buonasera a tutti e benvenuti a nome del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Monte di Pietà e mio personale alla terza ed ultima serata della 20ª edizione del Fossombrone Teatro Festival. Nel 1960 Oriana Fallaci parte in compagnia del fotografo Duilio Pallottelli per realizzare un'inchiesta sulla condizione delle donne. Mossa dalla curiosità di scoprire se la felicità di una donna sia determinata dalla cultura e dal suo grado di indipendenza, la Fallaci inizia un lungo giro per il mondo. Era estate quando il direttore del giornale mi domandò se volevo fare un giro per il mondo fermandomi soprattutto in Oriente. Beh, naturalmente bisognava attendere che la stagione delle piogge fosse finita. Insomma, avrei dovuto partire in inverno. Perché no? Risposi. Ma che cosa dovrei fare in Oriente? Avrei dovuto fare, egli aggiunse, un reportage sulle donne. Ora, per quanto mi è possibile, evito sempre di scrivere sulle donne o sui problemi che riguardano le donne. Non lo so perché, ma la cosa mi mette a disagio. Mi appare ridicola. Le donne non sono una fauna speciale, non capisco per quale ragione debbano costituire, specialmente sui giornali, un argomento a parte, come lo sport, la politica, il bollettino meteorologico. Il Padre Eterno fabbricò uomini e donne perché stessero insieme e dal momento che ciò può essere molto piacevole, trattare le donne come se vivessero su un altro pianeta dove si riproducono per partenogenesi mi sembra privo di senso. Così quando qualcuno mi chiede «Lei scrive per le donne?» oppure «Lei scrive sulle donne?» io mi arrabbio profondamente. In questo caso risposi che ci avrei pensato, e ci pensai. Per molti mesi sembrò proprio che vi rinunciassi, poi accadde un episodio imprevisto. Una ragazza che conosco da tempo mi invitò a cena e a metà della cena scoppiò a piangere dicendo che era molto infelice. Era una ragazza di molto successo, indipendente, bellina, con una casa dove può fare quello che vuole, un mestiere dove riesce meglio degli uomini, insomma, una di quelle ragazze di cui la gente dice che sono fortunate e hanno tutto ciò che una donna può chiedere. La gente, e io per prima, non sospettava davvero che essa potesse sentirsi infelice. E per consolarla le rammentai ciò che aveva. «Quanto sei scema!» singhiozzò lei soffiandosi il naso. «Mi lamento proprio di quello che ho. Ti senti più felice all'idea di poter fare ciò che fanno gli uomini e divenire magari presidente della Repubblica. Dio, quanto vorrei essere nata in uno di quei paesi dove le donne non contano nulla, tanto il nostro è un sesso inutile». È molto interessante perché è un reportage che lei fece intorno agli anni 60 sulle donne. All'inizio un po' scettica perché si sentiva, insomma, perché bisogna parlare delle donne come se fossero qualcosa, un mondo a parte. E poi invece capì che la condizione della donna è una condizione sicuramente particolare che merita una grande attenzione. Poi noi oggi diciamo che siamo più abituati a questo concetto, ma è da pochi anni, invece insomma, parliamo di diversi anni fa. E questo che ci offre è proprio uno spaccato della condizione femminile, che poi sembra un po' simile in tutto il mondo, drammaticamente molto simile. Scesi in giardino e fu qui che, alzando uno sguardo distratto, la vidi. Certo, non mi accorsi subito che fosse una donna, perché da lontano non sembrava nemmeno una donna. Voglio dire, qualcosa con un volto, un corpo, due braccia, due gambe. Sembrava un oggetto privo di vita, un pacco fragile, informe, che uomini vestiti di bianco conducevano verso l'uscita con enorme cautela, quasi avessero paura di romperlo. Il pacco era coperto, come le statue che si inaugurano in Occidente sulla pubblica piazza, da una cascata di stoffa, e la stoffa era rossa, di un rosso squillante e sanguigno, interrotto da ricami d'oro e d'argento che si accendevano alla luce delle lampade di bagliori un po' cupi. Non si vedeva proprio nulla all'infuori di quel rosso con l'oro e l'argento. Non si vedevano mani né piedi, né una forma che assomigliasse alla forma di una creatura che tuttavia si muoveva lentissimamente,
come una larva che si trascina in un buco e ignora cosa l'aspetta nel buco. Dietro veniva un uomo giovane e snello, con la giacca lunga di damasco dorato, i pantaloni dorati e stretti secondo la moda dei pakistani, il volto liscio e rotondo e una ghirlanda di fiori sopra la testa. Poi venivano altri uomini, alcuni vestiti come lui ma di bianco, altri vestiti all'europea. Poi venivano alcune donne velate, altre in sari, e il corteo procedeva senza rumori o parole o risate, in un silenzio da funerale. A convincermi che non si trattasse di un sogno, restava soltanto quello stridore di corvi che ora svolazzavano con schiaffi di ali su quel pacco. Il pacco però non si curava di loro, allo stesso modo di un oggetto che non vede e non sente. A me piace molto quando un autore, un'autrice è così divisivo, insomma, mi piace che crei comunque un dibattito, ecco, magari poi si può anche non condividere quello che dice, però quando ogni volta che le parole di qualcuno creano, in modo intelligente ovviamente, un dibattito, penso che sia un arricchimento per tutti. Bastava inoltrarsi lungo la strada che porta alla giungla e insieme all'autista Ming Sen, che ci faceva da interprete, ebbe inizio la nostra avventura. La foresta di caucciù ci inghiottì, silenziosa e immota, appena usciti dalla città. E Ming Sen ci guardò nello specchietto dell'automobile, con l'aria di voler capire quale follia ci avesse strappata da un paese dove fa fresco per venire al centro dell'equatore, dove il caldo è come un cappello di ferro che pigia sul cervello e sugli occhi fino a renderti cieco e malato. Il suo volto giallo e rotondo, dalle palpebre gonfie appena dischiuse, tradiva una grande ironia. Eravamo venuti, gli avevo spiegato, per cercare le donne che non concedono agli uomini l'importanza di un chicco di riso. E Ming Sen, che ha due mogli e due concubine, ripeteva ogni poco ridendo: «Come le chiami, Tuan?» Tuan in malese significa signore, e Ming Sen chiama così uomini e donne quando sono europei, tanto dice tra loro non c'è poi grande differenza. «Ma tirarche, Ming Sen», gli risposi per l'ennesima volta. «Ma non sono io che le chiamo così, tutto il mondo le chiama così. In Europa non ci sono le matriarche, Tuan? Ci sono, ma nessuno vi crede, Ming Sen. Una volta un mio amico di Kuala Lumpur ne sposò una, Tuan. Lei lo aveva sedotto nel bosco, ma non era brutta, aveva 5 campi di riso. Così la sposò. Succede anche in Europa, Tuan?» «E come, Ming Sen? All'inizio lei fu una buona moglie, Tuan. Faceva i lavori pesanti, aveva l'unico torto di requisire al mio amico la paga di raccoglitore di gomma. Succede anche in Europa, Tuan?» «E come, Ming Sen? Poi lei cambiò e chiese il divorzio, tenendosi i soldi e la terra. E così lui dovette tornare dalla madre. E ora tira il risciò. Succede anche in Europa, Tuan?» «E come, Ming Sen? Ma allora perché viene a cercarle qua giù, Tuan?» «È perché queste sono matriarche sul serio, Ming Sen. Non sono ipocrite come quelle in Europa, Ming Sen. Matriarche rispettabili, insomma.» Il festival è salito tanto in questi 20 anni che poi, bisogna ricordarlo, questa è l'edizione dei 20 anni di attività di questo Fossumone Teatro Festival, che ha visto sempre una presenza costante della qualità. La qualità degli spettacoli è la caratteristica della rassegna, che si è connotata come un festival di riferimento. Stiamo pensando anche a formule nuove e innovative, perché comunque è un festival che fa dibattere, fa parlare di sé anche nei giorni dopo gli spettacoli, quindi perché non pensare a un fuori festival oppure a un dopo festival? Vedremo, il ventunesimo anno alle porte, ci ragioneremo. Io vi ringrazio e vi aspetto nell'estate del 2024 per festeggiare la 21ª edizione del Fossombrone Teatro Festival.
Grazie ancora Valeria per la splendida serata. Grazie a voi. Grazie. Buonasera a tutti.